È in corso dall'8 al 14 febbraio 2016 presso l'unità operativa di cardiologia dell'ospedale Gravina di Caltagirone la settimana del cuore. Vediamo il servizio. Io sono il direttore medico del distretto ospedaliero CT3 Caltagirone Militello e dirigo praticamente l'ospedale di Caltagirone ormai da qualche anno. Diciamo che nell'ambito della rimodulazione, della rifunzionalizzazione della rete ospedaliera siciliana, noi abbiamo avuto il riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale praticamente delle qualità professionali e delle potenzialità praticamente che quest'ospedale ha. Tra l'altro oggi siamo nella settimana della prevenzione per quanto riguarda le malattie cardiovascolari e nell'ambito di queste attività l'ospedale ha da qualche mese praticamente attivato la rete dell'infarto. Diciamo che il reparto di cardiologia, così come altri reparti nel nostro ospedale, dà delle risposte sul territorio che sono di alta, diciamo, valenza, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista dell'assistenza, sia dal punto di vista, diciamo, del rapporto, con il professionale, delle abilità professionali e del rapporto col paziente. L'attività della cardiologia si innesca anche in un discorso territoriale perché praticamente la riforma del 2009 della regionale stabilisce che ci sia un'integrazione tra territorio ed ospedale e proprio la cardiologia nell'ambito dell'attività del trattamento delle patologie cardiovascolari, soprattutto dello scompenso cardiocircolatorio, ha un ruolo molto importante in questa Scusi, e integrazione. tra l'altro è il fiore all'occhiello di questo ospedale, la cardiologia. Diciamo che è uno dei fiori all'occhiello di questo ospedale, non esiste, non è soltanto la cardiologia, però la cardiologia ha un ruolo abbastanza importante, anche perché praticamente con l'emodinamica riesce a dare delle risposte, ripeto, per una patologia così complessa e così anche diffusa, prevalente nel territorio, a tutto il territorio che non è soltanto il territorio calatino, ma anche i paesi vicini, quali Piazza Elmerina, quale Niscemi, quale tutto il circondario praticamente che fa riferimento al nostro presidio. Così si evita, ai pazienti di recarsi fuori. Certo, sicuramente il fatto di poter dare delle risposte, quale l'emodinamica per esempio, e quindi le coronarografie, la possibilità di inserire degli stent e di dare la ricanalizzazione praticamente delle arterie otturate nel caso di infarto o altri tipi di interventi che sono stati fatti, sono sicuramente una risposta importante a quelle che sono le esigenze dell'utenza. E per il futuro, dottoressa? Per il futuro speriamo che tutto quello che diciamo, è previsto nella rete, nella rifunzionalizzazione della rete ospedaliera venga attuato e quindi di conseguenza che venga creata l'unità operativa complessa di emodinamica con 4 posti letto. Questo potrebbe garantire l'ampliamento delle prestazioni che vengono erogate, sempre nell'ambito della sicurezza però del paziente praticamente e quindi di conseguenza con l'attenzione al paziente. Soprattutto. In cosa consiste questa rete infarto? Sì, la rete dell'infarto che già è attiva da un po' di tempo in tutta la Sicilia consiste nell'organizzare la cura dell'infarto in centri SPOC ed HAB. L'ammalato che ha un sospetto, che ha un dolore torace, che quindi ha un sospetto di infarto miocardico, deve chiamare il 118. Il 118 dislocato con autoambulanze medicalizzate, col medico, dislocato un po' in tutto il territorio. Siciliano, ci sono 86 autoambulanze già medicalizzate in tutta la Sicilia, Caltagirone, il centro hub di Caltagirone ne ha 5 che sono dislocate a Gran Michele, Mineo, Mirabella, Ramacca e Vizzini. Dicevo che il paziente che ha un dolore toracico sospetto per infarto del miocardio chiama il 118. Il 118 registra un elettrocardiogramma e lo trasmette al centro HAB. Centro HAB, il cardiologo vede l'elettrocardiogramma, lo interpreta. Se è un elettrocardiogramma che ha l'immagine di un infarto miocardico acuto, fa venire immediatamente l'ammalato al centro HAB dove c'è il laboratorio di emodinamica e viene curato.
curato con l'angioplastica primaria, cioè si fa la coronarografia e si riapre la coronaria che ha determinato l'infarto, che si è chiusa per un trombo e che ha determinato l'infarto. Quindi, scusi professore, è un servizio che ci pone ai livelli del sistema sanitario del nord? Sì, certamente. Perché questo? Perché si evita di perdere tempo. Più presto si cura l'ammalato, meglio è. Io faccio l'esempio un po' di un giardino con delle piante. Se i tubi che irrigano queste piante si chiudono, dopo giorni le piante muoiono. Con tempi diversi, se non si porta sangue alle fibre muscolari, già dopo 20-30 minuti le fibre muscolari del cuore cominciano a morire. Ecco che allora è necessario la tempestività dell'intervento. Subito. Ora, cosa si deve fare, cosa è importante dopo aver organizzato questa rete dell'IMA? Istruire il paziente, istruire il cittadino, cioè l'ammalato, il potenziale ammalato, deve sapere che se ha un dolore toracico sospetto, e noi dobbiamo cominciare a fare formazione e comunicazione al cittadino per fargli conoscere qual è il dolore sospetto, qual è noi tecnicamente la chiamiamo precordialità sospetta per infarto, in modo tale che chiami il 118, non perda tempo a chiamare il suo medico curante oppure a dire ma ora mi passa, aspetto mezz'ora, un'ora, due ore, forse mi passerà, oppure andare nell'ambulatorio. La tempestività sarà di chiamare il 118, ecco, questa è un po' l'azione che ora assieme con soprattutto con l'ASP di Catania dovremmo cercare di organizzare dei corsi formativi, degli opuscoli che possano far conoscere al cittadino la precordialgia sospetta per infarto del miocardio.